Ministro Giannini, su questo io la volevo sentire. Aspetti, è che trovo il cartello. Eccolo qua, cartello 12 per il ministro Giannini. Le farò tre domande secche. Lei è abituata a ormai rispondere. Ormai sono allenata. È allenata. Legge di stabilità, servono 20-25 miliardi, 10 miliardi per rifinanziare gli 80 euro, 4 miliardi e mezzo per evitare il taglio delle agevolazioni, 4 miliardi o 5 per le spese come missioni, 5 per 1000 ammortizzatori, 4,8 miliardi di correzione per il pareggio 2016, nel 2016 probabilmente. Ci sono anche le assunzioni dei precari da lei richieste, sono 3 miliardi. Allora, può escludere che saliranno... Circa un miliardo per il 2015 e poi seguire a regime. Può escludere che saliranno le tasse? Sì, e posso anche aggiungere che questo, e la gente l'ha capito nelle slide che ci ha fatto vedere prima, che questo è un governo che ha cambiato metodo anche nel decidere dove risparmiare. La revisione della spesa che stiamo facendo nei ministeri è una revisione che è condivisa collegialmente dal governo. Non c'è un signore che arriva dall'esterno e dice taglia al MIUR. No, lui era arrivato, però dice, non l'avete ascoltato. No, diciamo, ma quello che noi stiamo facendo è un nuovo metodo di concepire la politica che decide dove risparmiare e quindi tagliare gli sprechi, perché nelle pieghe del bilancio, qualunque ottimo bilancio, si contengono ancora degli sprechi, e dove reinvestire le risorse. Inoltre, può escludere che salgano i ticket sanitari? Sì, può perché anche in questo caso si va a vedere quali sono le regioni virtuose che stanno facendo sulla sanità. Qui abbiamo una presidente che può confermare che non tutti fanno anche nella sanità allo stesso modo, e dove sono invece quelle regioni che forse devono dare quel contributo anche di qualità della spesa diverso. Può escludere che vengano toccate le pensioni? Sì, c'è un tema che è quello delle pensioni d'oro cosiddette, l'ho già detto in questa sede un'altra volta. Non si pensa alle pensioni d'oro che corrispondono a uno stipendio medio, si pensa a quelle cifre che riguardano veramente pochi e che non risolvono il problema della finanziaria. Però mi lasci dire, scusi, il quadro è positivo. Io sempre... Il quadro è positivo. Aspetta, intanto voglio...